Ciao amici! Bene, con sto caldo si mangerebbe solo della verdura, anzi si mangia solo della verdura. Oggi facciamo i fagiolini, li facciamo come pare a me, non c'è un nome vero per questi fagiolini, ma a me piacciono molto. Allora, i fagiolini li ho puliti, lavati e lessati, tenendoli belli, cioè non scotti, non crudi, ma non scotti. E questo è il primo passaggio. Perfetti, acqua bollente salata perché abbiano già il loro sapore. E adesso li dispongo nel piatto. Poi preparo il condimento. Allora, il condimento metto, guarda, una falda di peperone, adesso una falda, io ti do questa proporzione, poi tu chiaramente in funzione di quanti fagiolini hai fatto, di quanti ne devi condire, farai, giusto? Sono spiegato. Metto il peperone. Poi ho fatto due uova sode. Metto il rosso col peperone, il tuorlo sodo col peperone. Così. Il bianco lo faccio pezzettini non troppo piccoli perché che non sembrino già masticati, eh? E li adopererò da mettere insieme i fagiolini perché così ho un piatto bello completo. Giusto, giusto per il momento di quando ci sono i fagiolini, cioè tutta l'estate, quando fa caldo, fa caldo. Qua. Là. Se poi hai l'orto, lo sai come lo so io che i fagiolini durano tanto perché non finiscono mai. Quando sono pronti ne vengono tantissimi. Allora, ricapitoliamo, veniamo al nostro condimento. Vedi, ho messo il peperone, l'uovo, adesso ci metto un po' di sale, un pochino, perché i fagiolini li ho cotti in acqua bollente salata, però il condimento va fatto lo stesso, eh. Poi ci metto un po' di pepe, lo grattugio anche se poi dopo frullo tutto perché il pepe vuole macinato fresco, che abbia un senso. Poi ci metto un po' di olio extravergine di oliva. Quello che serve, tu capisci, per condire quei fagiolini, non tanto di più, che non siano sconditi, metto l'olio che galleggia. Poi ci metto anche una spruzzatina di aceto, che sia aceto buono. Io ho questo della Rita, te adopererai quello che hai. Bene, adesso è molto rapido. Farò un po' di confusione, ma il prezzo da pagare per fare la salsa in fretta senza doverla, che una volta si faceva tutto a mano, ma adesso a dire la verità non serve, guarda. Neanche è sufficiente, non c'è bisogno che sia una poltiglia, se è rimasto qualche pezzettino va bene lo stesso, come ti ho spiegato una volta la facevamo a mano, la facevo a mano quando ero brava. Allora adesso la metto sui fagiolini, guardiamo qua, questo lo tolgo perché puntualmente altrimenti mi calca e mi fa tutti gli schizzi. Ecco qua, bella fresca, saporita, è una goduria. Un pezzo di pane fresco se ti va, o due crack o anche niente, un piatto completo, proteine, niente carboidrati, vabbè, ci rimetto sempre, va bene. Ciao amici.